lo E ovviamente è 0.10.4 favorevole, però Presidente, e 20.3. capisce bene che, diciamo, ho appena chiesto testo di questi emendamenti, non l'ho avuto. Allora, per onestà intellettuale, in questo momento io non sono in condizione di dare dei pareri. Quindi Vabbè, ho capito. rinuncio a dare i pareri e li darò in corso di discussione. Va bene. Lega. Contrario. 5 Stelle. Contrario. 0.10.420.10, Commissione. Favorevole. 5 Stelle. Favorevole. Favorevole. 10.420. Favorevole. 5 Stelle. Favorevole. La ringrazio. Passiamo ai voti. Mettiamo in votazione gli identici. Centemero e Carocci, 0.10, 420.1 e 0.4. La votazione è aperta. Il parere favorevole della Commissione e Governo. Sell si rimette all'Aula. Favorevoli gli altri due relatori di minoranza. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. 0.10.420 Chimienti. Invito al ritiro, parere contrario di Commissione e Governo. Si rimette all'Aula la Lega, favorevole 5 Stelle, votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 0.10.420.3 Pannarale. C'è l'invito al ritiro al parere contrario di Commissione e Governo. Contrari i relatori di minoranza. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 0.10.420.10 della Commissione, parere favorevole di Commissione e Governo e dei relatori. Onorevole Vezzali, prego. Il Governo con questa riformulazione riconosce un'istanza ormai improrogabile sulla necessità dei bambini di avere una formazione motoria adeguata alle loro esigenze e ponendola in linea con tutti gli Stati europei. Tuttavia auspico che l'anno scolastico in corso si configuri come anno ponte in attesa dell'attivazione da parte del MIUR di un impegno formale per la stabilizzazione delle classi di concorso specialiste per il prossimo anno scolastico 2016-2017. Utilizzando i docenti GAE per le classi di concorso di educazione fisica, musica e inglese, si riconosce una specifica formazione il criterio necessario per l'insegnamento di queste discipline in un'età così importante per la formazione degli studenti. Con la riformulazione proposta vi è certamente da parte del Governo una sensibilizzazione e un ulteriore passo avanti verso la stabilizzazione di quella categoria di docenti fino ad oggi non considerati alla stessa stregua degli insegnanti di altre materie, ma ribadisco, occorre dare certezza in tempi brevi agli studenti e agli stessi docenti che, per effetto della formulazione, dovranno optare in primis sui posti resi disponibili per